il testo descrittivo. Ben trovati ragazzi! Oggi parleremo delle caratteristiche principali di un testo descrittivo. Beh, mettetevi comodi e seguitemi senza distrazioni, mi raccomando. Cosa significa descrivere? Significa rappresentare, praticamente spiegare bene, far vedere con le parole come è fatto qualcuno o qualcosa. Per descrivere un oggetto, una persona, un animale, un luogo, un film, eccetera, eccetera, bisogna saper osservare bene. Infatti, l'osservazione deve essere tanto precisa che chi legge oppure chi ascolta, può vedere nella propria mente le immagini dell'oggetto descritto e queste immagini saranno tanto più precise e complete quanto più sono le informazioni date nel testo. Quindi, noi cosa possiamo descrivere? Praticamente possiamo descrivere delle persone, degli animali, degli oggetti oppure dei luoghi e degli ambienti. L'oggetto di una descrizione può essere sia reale che fantastico. Affinché una descrizione sia efficace e dettagliata, dobbiamo usare tutti e cinque i nostri sensi, quindi la vista, l'udito, il tatto, il gusto e l'olfatto. Che cosa ricaviamo dalla vista? Certamente ricaviamo i colori, le forme, le dimensioni. Dall'udito ricaviamo le voci, i versi, i suoni, i rumori. Dal tatto sicuramente avremo la percezione di duro, morbido, liscio, caldo, freddo. E dal gusto il sapore, quindi se un cibo è salato, dolce, amaro e così via. Ed infine dall'olfatto ricaviamo odori e profumi. Ovviamente per descrivere dobbiamo seguire sempre un ordine. Vi ricordate? Io vi facevo notare sempre nei vostri testi questa cosa. Quindi l'ordine deve essere spaziale, quindi dall'alto verso il basso, dall'esterno all'interno e viceversa, oppure un ordine temporale. Mentre sto descrivendo ad esempio una persona, e quindi la sto descrivendo per quanto riguarda il carattere, scusatemi, l'aspetto fisico, devo continuare a descriverla in tutte le sue parti, in tutto ciò che voglio dire di questa persona secondo il suo aspetto fisico. Poi parlerò del comportamento, dei pregi, dei difetti e così via. Quindi devo seguire un ordine spaziale, un ordine temporale ed infine un ordine logico, ovviamente. Per descrivere una persona o un animale, mi rifaccio a questi schemi. Quindi, per descrivere una persona, ovviamente la presento, poi parlerò del suo aspetto fisico, come si veste, le preferenze, eccetera, eccetera. Lo stesso degli animali. Presenterò l'animale, il luogo in cui vive, l'aspetto fisico, quindi il pelo, il colore, eccetera, eccetera. Come si muove, l'atteggiamento, no? Oppure che comportamento ha verso gli altri animali o verso l'uomo? E quindi posso alla fine concludere con le mie opinioni personali su questo animale, cioè cosa io penso di lui. Quindi osservateli bene questi schemi, guardateli più volte. Per descrivere un oggetto oppure un ambiente, io devo prima cosa presentare questo oggetto, le caratteristiche, quindi come è fatto, e per descrivere come è fatto questo oggetto sicuramente dovrò utilizzare i cinque sensi, quindi lo osservo secondo la vista, poi secondo il gusto, l'udito, l'olfatto, eccetera, eccetera, di che materiale è fatto, che cosa serve e così via. Gli ambienti, la presentazione del luogo, come si chiama, dove si trova, la sua posizione geografica, eccetera, eccetera. E praticamente io perché ho descritto questo oggetto oppure questo animale, quali sono state le sensazioni, le emozioni che hanno fatto sì che io abbia descritto questo oggetto oppure questo ambiente. Un altro punto molto importante della descrizione è che la descrizione può essere sia oggettiva che soggettiva. Anche questa è una cosa che abbiamo ripetuto tante volte. La descrizione oggettiva ha lo scopo di informare proprio con precisione sugli aspetti della realtà e che tutti possono osservare nella descrizione oggettiva. Io mi devo limitare a descrivere realmente le cose così come sono, senza esprimere assolutamente le mie impressioni personali oppure i punti di vista, le mie opinioni, eccetera, eccetera. Nella descrizione soggettiva, invece, è il contrario. Io posso descrivere un oggetto, una persona, eccetera, eccetera,
partendo ovviamente dalla realtà, ma posso aggiungere anche il mio punto di vista, va bene? Le mie opinioni, le mie osservazioni e le mie sensazioni. Su questa slide troverete sia la descrizione oggettiva sia la descrizione soggettiva di questo animale. Quello che vedete evidenziato in rosa, diciamo così, è un, diciamo, sono gli elementi di questo animale che ci fanno capire oggettivamente com'è. Invece quello che vedete evidenziato in verde è una descrizione soggettiva, perché l'autore ha accompagnato, oltre alle caratteristiche dell'animale, con le sue impressioni personali. Ora siete pronti per scrivere, anzi per descrivere. Siamo arrivati alla fine di questa video lezione e prima di salutarvi vi invito a rivedere più volte questo video e focalizzare la vostra attenzione soprattutto sugli schemi che praticamente vi ho illustrati. Eccoli qua, quelli che ci servono per descrivere una persona, un animale, lo schema che ci serve per descrivere un oggetto oppure un ambiente e la descrizione oggettiva e soggettiva. È importante focalizzare la vostra attenzione su questi schemi, perché così riuscirete a produrre dei testi carini. Quindi i compiti che vi saranno assegnati sono: leggere e spiegare a pagina 114 del vostro libro di lettura ed elaborare una descrizione prima oggettiva e poi soggettiva di un vostro compagno oppure di una delle vostre maestre. Quindi mi dovete fare due testi, uno che descrivete oggettivamente il compagno e la maestra così com'è secondo la realtà e uno soggettivamente, quindi potete aggiungere le vostre emozioni, sensazioni, eccetera, eccetera. Quindi vi dovete aiutare con i suggerimenti che vi ho dato, sui suggerimenti degli schemi e ovviamente quando descrivete le maestre siate buoni se potete. La lezione è finita e vi saluto sempre affettuosamente. Come vedete è scaduto il tempo e vi voglio bene. Ciao a tutti!